Torna alla vittoria in casa la San Giustese che si impone all'inglese col Real Giulianova, ritrovando un successo che a Villa San Filippo mancava dal 20 ottobre 2018. Una bella prova quella della compagine di senigallesi in pieno controllo della gara contro gli abruzzesi apparsi in difficoltà. Cronaca, pronti via e al secondo prova a farsi avanti Pezzotti, fermato dalla bandierina del fuorigioco. Conclusione dalla distanza di Napolano al quarto, Piodini para in due tempi. All'ottavo sono ancora gli ospiti ad affacciarsi in avanti. Napolano serve Tozzi Borsoi in area che di testa manda alto. Un minuto dopo Cerone prova a sorprendere il portiere Pagliarini con un tiro da 30 metri che però finisce alto sull'esterno della rete. Al 18esimo il vantaggio dei padroni di casa. Cross di Pezzotti in area per l'inserimento di Argento che arriva in corsa. Cerone la spizza di testa e realizza l'1-0. Al 29esimo San Giustese vicina al raddoppio. Contropiede di Pezzotti che avanza in velocità e va a servire Chedira in area che sbaglia la mira calciando fuori. Il gol è solo rimandato perché al 32esimo è proprio Chedira a raddoppiare. Scambio in velocità di Cerone proprio con quest'ultimo che in area con un micidiale diagonale infila il 2-0. La San Giustese è totale padrona del campo. Al 35esimo cross di Argento per Pezzotti che non ci arriva di un soffio. Bella giocata al 40esimo degli abruzzesi con Tozzi Borsoi che serve Napolano in area piccola, il quale risponde di testa ma trova pronto Chiodini che trattiene senza problemi. Nella ripresa il Real Giulianova entra subito in campo con Di Paolo al posto di Gori. La musica però non cambia con la San Giustese che si fa preferire rispetto al Real Giulianova. Al 10esimo, gran conclusione di Cerone, Pagliarini ribatte, sulla ribattuta c'è carta che spedisce fuori. Prova a farsi vedere il Giulianova al 14esimo con il lancio di De Fabrizis per Di Paolo, tiro a giro fuori di poco. Al 25esimo il Real Giulianova resta in 10 per l'espulsione di Ferrini che rimedia il secondo giallo per un fallo ai danni di Chedira. San Giustese vicina al tris al 26esimo con Chedira che riesce a concludere in area mandando di poco fuori. Al 32esimo batti e ribatti in area rosso-blu, la conclusione è di Barlafante, Chiudini si rifugia in angolo. Ci riprova il Real Giulianova al 38esimo col tiro dal limite di Napolano che spedisce la sfera alta. L'ultima emozione dell'incontro è al 43esimo. Mischia della San Giustese in area ospite, Pagliarini si salva, chiudendo così la gara dopo 3 minuti di recupero. Mister, cosa non ha funzionato oggi? Allora, sicuramente da rivedere un po' di cose, ma diciamo che il primo tempo abbiamo provato a fare un certo tipo di partite, credo che ci stava riuscendo. Abbiamo mancato un attimino nella qualità offensiva dell'ultimo passaggio, penso che si sia visto questo quando dovevamo essere determinanti nei cross o in qualche palla filtrante, l'abbiamo sbagliata e poi a quel punto là paghi la differenza atletica, la forza fisica tra una squadra e l'altra. La scelta di Paolo. Di Paolo è un ragazzo che ha avuto la febbre, un ragazzo che aveva fatto un plauso grande, ha avuto la febbre, stava male, non è che oggi non poteva fare tutta la partita, assolutamente, ho fatto una scelta, ho cercato di farlo riposare almeno un tempo per poterlo gestire, perché è un ragazzo che ci dà tanto, dopo la partita è normale che questi sono le cose brutte di questo mestiere, uno fa delle scelte pensando di, invece dopo magari col pensare se Di Paolo giocava dall'inizio, ma sono ancora convinto che ho fatto la cosa giusta perché questo ragazzo non è stato bene fino a ieri, quindi ha giocato 2 partite con la febbre, quindi è giusto che abbia avuto un tempo di recupero. È un giocatore che ha bisogno di qualcosa al centrocampo, lo chiederà al presidente? No, l'imperativo è assolutamente recuperare gli infortunati e di conseguenza
migliorare numericamente la rosa. Mister, una bella vittoria della Sangiustese che ha dimostrato dal primo minuto di essere padrona del campo e diciamo che non ha mai mostrato tentennamenti. Oggi abbiamo fatto una partita completa per 90 minuti, abbiamo meritato di vincere, è una vittoria legittima per le tante occasioni create, per le poche che abbiamo concesso. Siamo stati compatti, uniti, abbiamo fatto una partita intelligente, qualitativa, senza mai sbilanciarci, cercando sempre comunque di allungare l'avversario che tentava di venirci a prendere la palla. Siamo stati bravi a liberarla spesso e a innescare comunque i nostri giocatori offensivi, che sono stati molto efficaci e molto pericolosi in tutte le situazioni. Abbiamo sfatato questo tabù, ma era solo una situazione che capitava per casualità. E oggi è andata bene e chiaramente siamo felici. Tutto molto bene, ma a guardare la panchina è formata da tantissimi giovanissimi. Rientrerà qualcuno per i prossimi impegni? Non credo, a parte Cristiano Camillucci che comunque era squalificato. È stata una scelta della società a dicembre, abbiamo ringiovanito la rosa e siamo contenti. Oggi ha esordito un 2002, anche se per pochi secondi, però ne abbiamo fatto esordire un altro ragazzo interessante, e quindi è qualcosa di positivo. Non ci dimentichiamo i due ragazzi in nazionale, che succede per il secondo anno consecutivo. Qualcosa di buono è stato fatto sicuro, giocatori che sono nel mirino di società più importanti. Questo deve essere il lavoro, secondo me, in queste categorie, e la Sangiustese secondo me è la società che per questo motivo, secondo me, si identifica nel miglior modo possibile.